Salah anticipato, di nuovo Sadio Mané che va in dribbling, evita due avversari, Baumann interviene sul tocco con la punta da calcio a 5 di Mané, che riceve in posizione regolare, può cercare anche la porta, ha superato per un attimo Lovren che lo ha fermato con un intervento irregolare. Calcio di rigore per l'Hoffenheim, calcio di rigore per l'Hoffenheim, rincorsa breve di Kramaric, destro, centrale parato da Mignolet, e qui ha calciato male il rigore Kramaric, che si aspettava di vedere un movimento di Mignolet, ma soprattutto ha aspettato troppo, l'ha guardato fino alla fine. Vuoto l'ex Firmino, che però recupera, Salah in campo aperto, è la sua giocata, campo libero per Salah, prova a recuperare Vogt, Salah sul destro, largo a Emre Can, ma ci sono anche altre soluzioni con questa conclusione che arriva alla fine in porta, a sorpresa il Liverpool va in vantaggio con il giovane Alexander Arnold. No, ci chiedevamo come mai battesse i calci d'angolo, adesso abbiamo capito perché, perché ha battuto benissimo anche questa punizione, quindi grande doti dal punto di vista tecnico rispetto al palo, lì era proprio in linea con il palo, ma chissà, Giovanni Galli ne saprà sicuramente di più. Ora Gnabry però in area, può cercare la conclusione respinta da Mignolet, Wagner, enorme occasione per l'Hoffenheim dopo una situazione gestita ancora con grande affanno in difesa dal Liverpool, che traballa area Lovren, Emre Can, Firmino tra gli altri. Ecco proprio Lovren a un passo dal raddoppio in Liverpool, poi buona chiusura di Alberto Moreno e parte grande velocità Mané, che tocca centrale per Firmino che fallisce il gol dell'ex, interviene Baumann, rimpallo, corner, Milner che ora prova a recuperare, ad aiutare Alexander Arnold, arriva il cross per Gnabry di Mirbay, un altro errore di scarsa lucidità, il tocco è per Salah che va alla conclusione con il destro, un po' di stanchezza ci sta. Ut per Gnabry, ha finito i cambi Nagelsmann a 20 dal 90esimo, corner a uscire per Lovren ancora come nel primo tempo, questa volta trova la porta ma trova anche Baumann. 5esimo del secondo tempo, punizione battuta rapida da Wijnaldum, tocco profondo per Milner, accompagna Wijnaldum al centro, la chiama Salah sul secondo palo, Milner va in porta per il 2-0, James Milner ha raddoppiato il Liverpool. Se andiamo a vedere, forse c'è stata una deviazione, ma qui abbiamo visto la grande capacità di Milner, che giocava da esterno, a inserirsi, di inserirsi senza palla, è andato dalla parte opposta rispetto a quella che giocava. Operazione del 2-0, Demirbay, cross profondo, cade Rabek di testa, si appoggia all'indietro, Mignolet sul destro di Amiri, palla ancora giocabile, vai Salah 3 contro 4, scambio con Mané, ancora Salah, è partita la 3% del Liverpool con Mané che va a sinistro, largo. Palla profonda, posizione regolare per il sinistro vincente. E il gol proprio del nuovo entrato Ut con il suo sinistro, non proprio dalla distanza, ma insomma è un gran tiro. Conferma le sue attitudini realizzative Ut, e più largo Kramaric. Arriva anche Kaderabek, tutti avanti. Demirbay al centro, alto. Hübner, passo dal 2-2. Assolutamente.